Un popolo tellurico lo riconosci da come guarda il mare, con affidamento. Da noi pure quando è in burrasca, è visto come via di fuga. Dall'incendio del suolo e del cielo, unica salvezza è il mare. Un popolo tellurico vede nelle ondate che spazzano il golfo una forza di pace contro l'insurrezione periodica del fuoco. Il vulcano è per il nostro popolo più certo della stella polare. Non tutti i napoletani dentro le loro case sanno indicare al di là del soffitto dov'è il carro dell'orsa, ma ognuno in qualunque stanza si trovi sa dire per certo dove sta il Vesuvio. Da lì discende il resto dell'orientamento, perché il vulcano è un faro piantato nel sistema nervoso. Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno. Schiacciata tra lo specchio delle acque e la rabbia del vulcano, abituata a una simbiosi con il mare che è strada sicura anche se in burrasca, Henry De Luca racconta Napoli guardandolo dai suoi più maestosi elementi naturali, il golfo e il Vesuvio, quelli che scandiscono il tempo e lo spazio e riempiono la vita di milioni di campani, campano di nascita, di sviluppo umano e di crescita sportiva. Prima di arrivare a Novara, Agostino Garofalo ha girato la penisola in lungo e in largo. Il fascino interminabile di Pompei e i consigli dello zio materno lo hanno tenuto per mano durante i primi calci, i primi incontri, con una passione che a certe latitudini è un po' come il mare, via di fuga dall'eruzione e dalle tempeste. È passato dal fango dell'interregionale ai verdissimi rettangoli della massima serie, dagli sfiancanti ritiri di Zeman ai playoff vissuti con il Modena, passando per la Maremma. Ago, come l'ha già battezzato il suo nuovo spogliatoio, è cresciuto a pane, croccante e gustoso è quello di Torre Annunziata, pallone e mare. Dal mare ha preso la forza, il sorriso e la vocazione, come le ondate che vanno e vengono, non ha mai smesso di correre, tenendo i piedi saldi a terra, la testa nel fuoco dei 90 minuti. E il cuore nel calore della famiglia. Scopriamo l'azzurro, Chuck numero 2, Agostino Garofalo. Il mare è la nostra vita, no? E comunque vengo da una famiglia che col mare ci vive, perché tutta la mia famiglia vendono frutti di mare, i pesci, e quindi per noi significa vita. Come hai detto tu, io sono nato a Torre Annunziata, alle falde del Vesuvio, e diciamo che sia il Vesuvio che il mare partenopeo è stata una parte importante della mia infanzia e che comunque mi fa sempre piacere tornare nella mia terra, e quando ci torno non nascondo che mi emoziona sempre. Il fratello di mia mamma, che comunque aveva una scuola calcio a Pompei, ci ha trasmesso, diciamo, questa passione sia a me che a mio fratello, ed eravamo bambini e quindi abbiamo avuto poche tentazioni di sbagliare. Poi sono cresciuto in un parco chiuso con i miei nonni materni e comunque diciamo che la mia fortuna è stata che anche l'amicizia in quel parco, comunque a tuttora sono dei bravi ragazzi, capito? Quindi mi ha aiutato anche quello, che comunque il nucleo chiuso di quel parco non mi ha fatto vedere comunque le cose brutte che c'erano al di fuori. Senti, negli anni dell'infanzia la maggior parte, insomma, dei ragazzini che si avvicinano al calcio vogliono fare gli attaccanti, vogliono segnare. Tu sei sempre stato un difensore oppure hai avuto propensioni più offensive in passato? No, all'inizio ero centrocampista, diciamo, di fascia sinistra. Comunque me le sono portato fino all'inizio della carriera, perché comunque con Zeman a Salerno e a Terzigno, agli inizi proprio della mia carriera, a 16-17 anni, ero più propenso, diciamo, ad attaccare, quindi mi mettevano come quarto di centrocampo alto. Sei nato e cresciuto a Torre Annunziata, a pochissimi chilometri da Napoli, negli anni 80, un periodo in cui crescere da quelle parti voleva dire quasi automaticamente essere tifosi del Napoli, del grande Napoli di Maradona e di Carega. Tu credo non faccia eccezione sotto questo punto di vista. Sì, non ti nascondo che comunque ricordo poco il grande Diego, perché comunque ero bambino, però c'era mio zio che mi portava allo stadio e mi raccontava che io volevo vedere per forza il campo, e quindi doveva sopportarmi tutta la partita sopra le spalle, perché all'epoca di Diego poi non c'erano neanche i posti a sedere. Diciamo che era uno addosso all'altro, quindi mi metteva sulle sue spalle, zio mi racconta,
e io ammiravo solo questo numero 10. Ma tu i momenti che portano alla partita, i momenti in cui ci si avvicina, c'è cioè chi ascolta la musica, chi magari legge, chi invece... Tu sei... come li vivi quei momenti no, d'attesa? No, io cerco di viverla tranquillamente, cioè alla fine l'ansia non porta a niente, devi stare tranquillo, è normale che comunque sei più concentrato rispetto al giorno che vai a fare l'allenamento. E comunque pensi di più all'avversario, a come fermarlo, ci pensi già dal giorno prima quando il mister ti fa vedere il video, vedi le caratteristiche del tuo avversario sulla fascia, è normale, però non la vivo senza ansia, non mi piace ascoltare musica sul pullman, preferisco concentrarmi con me stesso e non ti nego che prima di entrare in campo una bella preghiera, che sono anche credente appunto. Senti, ci sono dei nomi nella tua carriera che forse hanno scritto pagine più importanti di altre, il direttore Coscia, il direttore Cannella e non per ultimo dobbiamo dire Zeman, che ti ha fatto esordire e che comunque oggi è uno degli allenatori più importanti d'Europa, famoso per i suoi metodi di allenamento che sono abbastanza duretti. Hai qualche ricordo particolare dei ritiri vissuti con lui? Molti ricordi, non ti nego la... Tu eri tra l'altro giovanissimo, sì, stato sì, l'allenatore dell'impatto con il calcio che con conta. Con il calcio professionistico, è vero. Bellissima donna, se questo è il calcio professionistico torno di nuovo in primavera. No, a parte gli scherzi, ti dico questo aneddoto, che dopo il ritiro comunque sono partito comunque col mio peso, no? Dai 72 ai 73, e quell'anno, il primo anno nella mia vita che ho toccato, sono tornato a casa dopo il ritiro 67 kg. Cioè ti dico che facevamo 12 volte i 1000 al giorno, ma il 12esimo chilometro dovevi fare anche la prova di carattere, lui pretendeva proprio il miglior tempo, quindi è proprio allena l'atleta. Guarda, per esempio Lampante, c'è un esempio in famiglia, che Ciro Immobile, il cugino di mia moglie, e comunque lui lo sa che deve tanto a Mr. Zeman, gli ha fatto capire dove sbagliava prima, ha fatto capire i movimenti dell'attaccante, come si fanno, e poi bravo lui a farsi trovare pronto, e poi merita di stare in Champions League dove adesso. Torres Novara cade in un giorno che per la tua carriera è stato importante, il 4 ottobre del 2009, come ti ricorderai, hai esordito in Serie A. Sì, Siena-Livorno. Siena-Livorno, sì. È stato quello un po' il punto più alto della tua carriera, che... Ci sono sensazioni, emozioni che ti porti dietro da quel giorno? Un giorno bellissimo, perché comunque quando un bambino inizia a giocare sogna quello. Pensa no? a quel giorno. Pensa a quel giorno, arrivare in Serie A e poi il sogno massimo è arrivare in nazionale. Io sono riuscito ad esaudire solo il primo sogno e sono contentissimo perché comunque... è il ripagare di tanti sacrifici sia miei che della mia famiglia. E non ti nego che la sera dopo quella partita ho pianto davanti al televisore. Senti, invece Siena Livorno e le presenze in Serie A sono il punto più alto della tua carriera. Stefano e Chiara sono i punti più alti della tua vita, possiamo dire. Sì, assolutamente, sono la mia vita, i miei bambini. Non finirò mai di ringraziare mia moglie per avermi regalato queste due gioie mi inorgogliscono ogni giorno, crescono a vista d'occhio e niente, anche se sono due angeli, perché gli faccio fare questa vita e a girare tutta l'Italia presso me e devo dire che sono due angeli, perché si adattano sempre ogni anno a cambiare anche gli amichetti a scuola, a cambiare città, per esperienza mia comunque, che sono cresciuto senza papà io, quindi vedevo anche altri miei compagni con grosse doti, cioè rovinati anche dai genitori, troppo pressanti, a volte gli si davano, creano troppe aspettative, si creano troppe aspettative, a volte davano consigli sbagliati, tipo portate la palla, non passare il pallone, metti tutto in mostra, sono tutte cose sbagliate, perché nel calcio va avanti chi è umile, chi ha voglia di sacrificarsi. Thank you.
esultanze si vede comunque che è un gruppo molto forte, cioè che tutti si allenano a 2000 all'ora e già con questi ingredienti si può andare avanti. E speriamo di far bene e di regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi, che quando noi scendiamo in campo e vedono che tu dai il 100% e sudi la maglia, dappertutto sono già contenti. Poi si può vincere, si può pareggiare e si può perdere, però l'impegno deve essere sempre massimale. Vedo che comunque qui a Novara apprezzano tanto l'impegno e capiscono di calcio e si rendono conto se la squadra dà tutto. Senti, Torre Annunziata è famosa tra le altre cose per la produzione del pane, che se non ricordo male è un pane un pochino ondulato che viene buono per la mozzarella in carrozza. Sì. Qual è il tuo rapporto con la cucina? Sono una buona forchetta io. Poi c'ho mia moglie che tra i fornelli si diverte tanto ed è bravissima a cucinare. Però non ti nego che sto anche un po' attento, perché comunque la forma del calciatore è fondamentale. Ma tu assaggi solamente o sei anche tu un assistente di cucina? No, assisto zero proprio. Sono negato tra i fornelli perché mia moglie è troppo brava, quindi non mi permette neanche di metter mano. Ho assaggiato il risotto. La paniscia. Sì. E poi un'altra che è la carne d'asino. Lo stufato d'asino. Lo stufato d'asino, buonissimo. I capisaldi della cucina novarese. Sì. Ti dico, vabbè, in Italia comunque dovunque vai si mangia sempre bene. Fortunatamente siamo tra le migliori cucine del mondo. L'Italia è bella dappertutto e ti devo dire la verità, Novara è davvero stupenda. Mi trovo alla grande, una città piccola, a misura d'uomo, e per la famiglia come ho io è perfetta, ma vabbè, perfetta anche per i ragazzi, perché comunque è al centro di tutto, quindi facilmente arrivi un po' dappertutto. E niente, poi c'è questo bellissimo centro e niente, mi trovo benissimo e spero di restare più a lungo possibile qui a Novara. Questa mattina per fortuna c'è un'aria diversa, il sole coi suoi raggi penetra dalla finestra. Quanto è bella la mia terra, mi manca quando parto, porto una cartolina di riserva. Questo posto non deve morire, la mia gente non deve partire, il mio accento si deve sentire. La strage dei rifiuti, l'aumento dei tumori, siamo la terra del sole, non la terra dei fuochi. Questa mattina per fortuna la storia è cambiata, vedo la gente che sorride spensierata. Non esiste cattiveria, si sta bene in strada, il mondo si è fermato in questa splendida giornata. E lui Yorubu, stamattina mi ha scelato solo, adoro lo caffè, lo stereo e canzoni. A quanto tempo che non stava così, ogni cosa comincia perché vado a fornire. Ma non mi manca niente, stamattina non mi manca niente. Abbraccio a Gabrielli, se dormo un po' più vinto, non sapevo i problemi, non sapevo chi si scemo, non sapevo capire lo dolce e potato. Bacia mamma mia, già fornute fai servizi, la principessa da miseria, mi sono una succionizza. Barata piccolina, che non sono, se realizza, ti cancellasse tutte le rughe e tutte cose triste. Hey, dimentica di andare fuori per lavoro, le nuove aziende fioriranno nel tuo territorio. Dimentica le banche, li presteremo.